Bosco di Capodimonte, la regia di Capodimonte, ha una missione culturale larga. In questa missione c'è la musica popolare, c'è la cultura popolare che fa parte integrante della missione di Capodimonte. Avete potuto vedere che il bosco si apre e si cura ogni giorno di più a tutte le forme di vita, al sport, i giovani, i cani, la musica, la danza, e è solo l'inizio. Battono all'unisono sotto questa luna con la voce calda di Marcello, con tutte le voci che ci hanno accompagnato, Mimmo Maglionico, Antonio. Però vi devo dire che questa noi qua è come se stessimo in una banca, veramente è stato molto difficile proprio per questo. C'è un orario di chiusura, per cui dobbiamo capire, possiamo migliorare questa cosa sicuramente. Se voi andate sul sito del museo di Capodimonte, facilissimo, www.museodicapodimonte.it, scrivete le vostre emozioni, le belle, e poi anche qualche cosa vi piacerebbe rimanere, cioè, non troppo critica, perché sennò no, critica positiva per un popolo vulcanico, vai. Oh,
Dobbiamo andare. No, no.